Eccoci in diretta con Porta Dia, questa ultima puntata. Buonasera a tutti e se ci vedete un po' appesantiti è merito di un aperitivo che abbiamo fatto grazie alla pasticceria Bani, che ci ha portato direttamente qui in redazione e ad Antenna 2 TV. Sarà una puntata spumeggiante come sempre, come ogni lunedì sera, ma soprattutto spumeggiante per via del mercato, il mercato degli attaccanti e non solo, che sta coinvolgendo chiaramente anche l'Atalanta. Sarà una puntata ricchissima, come ricchissimi sono gli ospiti con me in studio, lo vedete inquadrato qui a fianco a me, non è l'istante, siamo vicini, Luca Carminati, ciao, buonasera. Ciao. E il nostro special guest di questa sera invece lo abbiamo lasciato al centro, lui è un ex atalantino, adesso allena la primavera dell'Albino Lecce, Beppe Biava. Buonasera Beppe. Buonasera, ciao. E lì abbiamo la nostra tribuna, gli amici Attenzione. Di tempi supplementari, che ritroverete a settembre con l'inizio del calcio dilettantistico. Direttamente da Via Reggio. Però di Dio a Carmi, che l'unico che ha portato l'estate qua in studio siamo io e te, che siamo ombrelli. Esatto, no, perché i conduttori devono fare vedere le gambe. Buonasera Arnaldo Guadagni. Che di solito non le vedi mai, allora. Vedi, eri abituato al bancone, anche i nostri telespettatori non sapete mai cosa c'è dietro il bancone. Invece ma è così, Arnaldo Guadagni è così. È così anche dietro il bancone. Inverno. A fianco c'è il nostro Paolo Piccinelli. Ciao, buonasera a tutti. È ciao. Un po' triste per il suo Milan. Ma va, sono mai stato così felice. E chissà quanto è triste invece il nostro perché finalmente Stefano partiamo alla pari. Buonasera più Stefano. Più che triste è rassegnato. Buonasera a tutti. Però insomma siete qui ospiti di Porta Dia, si deve partire dall'Atalanta, l'Atalanta che è riduce della trasferta londinese contro il West Ham, che purtroppo ha perso 2-0, ma Gasperini è soddisfatto. Allora chiederei al nostro regista Felix di iniziare il nostro discorso facendoci vedere un minuto e 30 secondi delle dichiarazioni post partita di Giampiero Gasperini. No, un buonissimo test perché ti dà comunque convinzioni di quello che dobbiamo fare, di quello che possiamo fare. Usciamo comunque, io ho visto delle buone cose, sono molto contento di Musso, di Demiral. E adesso abbiamo appena iniziato lunedì a stare tutti insieme, siamo chiaramente un po' in ritardo, ma abbiamo tante conoscenze e appena recuperiamo un po' tutti possiamo far bene. Non ci sono alibi, spesso quando si viene a giocare questo tipo di partite si dice la preparazione, che è vero, noi abbiamo iniziato solo lunedì, però siamo anche un gruppo molto affiatato. Poi io ho visto delle buone cose, dispiace anche un po' essere andati sotto il primo tempo proprio a tempo scaduto, però insomma vediamo, adesso c'è il mercato che sicuramente dà fastidio, ma è anche un'opportunità importante per noi per uscire completi. Faremo una partita credo mercoledì e poi sabato con la Juventus. No, ma sono delle conferme che già avevo a fine campionato e quindi adesso è chiaro che abbiamo bisogno di fare alcune cose che ci possono rendere competitivi. Sono convinto, Luca Percassi è molto molto attivo, ha fatto una grande operazione questa di Demiral, veramente non era facile sostituire in questo modo un pezzo così importante come era Romero. Nel mercato succedono anche degli imprevisti, cose che fino a qualche settimana prima non ci pensi, però lo vedo molto sul pezzo, con tante buone idee e speriamo di realizzarne qualcuno. Di realizzare tutte le idee che ha in testa Luca Percassi, questo era Giampiero Gasperini, adesso poi entreremo nel merito, ma Gasperini ha annunciato anche una partita mercoledì e la notizia dell'ultima ora, mercoledì alle 17.30 per chi volesse può andare alle Gavi Stadium per vedere Atalanta-Alessandria, questa ennesima amichevole estiva aperta al 50% del pubblico, quindi circa 10.000 persone con obbligo di Green Pass, chiaramente tutte le info e i dettagli sul sito dell'Atalanta, però insomma come avete visto Gasperini? Luca, inizio da te. All'ostia, io l'ho visto veramente molto, molto arrabbiato, poi naturalmente deve fare l'intervista molto politicante, ma a me sembrava molto, molto, molto scocciato. Non mi sembrava il solito solare Gasperini ottimista, anche se lui ha parlato benissimo, ma sai, mi insegni tu che a parlare se è facile da parlare. Demiral e Musso sono davvero due pilastri di questo calciomercato. Musso, come ti ho già detto nelle altre trasmissioni, è fortissimo, Musso è un grandissimo portiere. Demiral è un giocatore che a me comunque... cioè non è, la Juve non l'ha preso per caso, non è Romero, però nell'Atalanta ci sta dentro, però bisognerebbe capire se è adatto al gioco del Gasp, ma non avevamo alternative in questo momento, bisogna coprire il buco di Romero
e ha fatto bene a prenderlo momentaneamente. Lo chiedo a un super difensore, esatto, come De Milan, e soprattutto in difesa per l'Atalanta è arrivato anche Lovato dall'Esla Verona, sono due innesti importanti per coprire i buchi di Romero e Callara. Sì, diciamo che Romero è difficile da sostituire, perché l'ha dimostrato l'anno scorso, ma anche gli anni a Genoa, un giocatore veramente forte nell'uno contro uno, veloce, rapido, e quindi aveva fatto un ottimo campionato. Demiral è forse quello un po' più simile dei difensori che ci sono in giro in Italia, che poteva prendere l'Atalanta, forse un po' più irruento, meno veloce rispetto a Romero. Però Beppe, si deve anche calare nella realtà dell'Atalanta. Hai detto una cosa giusta, e se vediamo anche Romero era irruento prima di arrivare con Gasperini. A Genova era sempre indicato come se l'espulsione. Ma il Romero. Sì, però Mare faceva gli errori per eccesso, perché si sentiva, era veloce, esatto, pagava un po' forse la giovane età anche di Milano, non è uno vecchio perché è un 98 anche sì, lui. Esatto, quindi 98. È un ragazzo giovane che sicuramente può migliorare, può fare lo stesso percorso, e ce lo auguriamo, di Romero. Però in questo momento lo vedo ancora forse un po' più dietro rispetto, sì, a caratteristiche del Maro. Secondo me la cosa che deve dare maggior tranquillità a un tifoso atalantino è la storia. L'Atalanta dietro ha perso Mancini, Caldara, Romero, Ibañez, eppure non ha mai toppato il rendimento della squadra, è sempre stato all'altezza. La difesa ha sempre preso tanti gol, però... Ma fai in modo di giocare, no? Perché ti è venuto a mancare il singolo giocatore? Vale. Soprattutto per il modo di giocare molto offensivo, era un gioco offensivo quello che chiedeva anche a Beppe Biava, che è stato un tuo allenatore, Giampiero Gasperini. Vuoi raccontarci qualcosa di lui? E soprattutto Lovato e Demiral sono arrivati ormai 2-3 settimane prima dell'inizio del campionato, saranno sufficienti per adattarsi al gioco Gasperini? Ma sì, parlando prima di Demiral, probabilmente come caratteristiche è molto difensore. E fase mare di non possesso, secondo me, deve migliorare ancora tanto. Abbiamo visto anche la Juve un po' di difficoltà quando doveva costruire da dietro. È proprio la mentalità di Gasperini, quando sono stato io a Genoa, che parlava, per me è un difensore che sa solo difendere, è un mezzo difensore, e fa capire quanto deve migliorare Demiral, come io nella mia testa ai tempi mi sentivo così, e ecco, lui mi ha migliorato tanto, soprattutto l'aspetto dell'impostazione da dietro, nel proporsi in avanti, avere coraggio. Penso che alla fine quell'anno qua riuscirà a insegnare anche Demiral quello che probabilmente può essere la sua unica pecca rispetto a Romero, che è un giocatore che anche quando andava in avanti poteva far male. Vado subito fuori tema, il metodo Gasperini lo insegna ai tuoi ragazzi, Robino Leppe? Ma per il modo di giocare mi piaceva, e quindi cerco di mettere dentro quella cosa di giocare anche dietro nell'uno contro uno, che noi giochiamo con la difesa 3, e quindi di aver coraggio, di non aver paura neanche nel proporsi in avanti, quindi belli aggressivi, anche se a volte si rischia magari di prendere anche più gol, però almeno dai coraggio ai ragazzi, e che poi lo troveranno quando diventeranno poi in squadre di prima squadra. Assolutamente. So che ha stravinto il campionato primavera l'anno scorso con la Bino. Diciamolo, ricordiamolo, quelli che sono i risultati davvero importanti. Andiamo subito fuori, che stagione sarà? Sei pronto? Quando inizierà? Vuoi raccontarci anche della tua stagione all'Albino Leff? Sì, siamo pronti. Inizia lunedì prossimo, iniziamo la preparazione, quindi c'è voglia di ricominciare. Dopo una bella annata l'anno scorso, dove abbiamo vinto il nostro girone, abbiamo una rosa giovane, abbiamo deciso di puntare forse a dei ragazzi un po' più giovani, ma di qualità, quindi magari ci sarà un po' da soffrire rispetto a questi ultimi anni, però siamo convinti che poi il lavoro paghi, e per noi poi l'importante, al di là del primo posto, è riuscire a portare ogni anno qualche ragazzo su, e per ora negli ultimi anni siamo riusciti a far esordire anche ragazzi che sono passati prima in primavera. Voglio fargli una domanda, perché mi ricordo che una delle ultime puntate dei tempi supplementari, quando parlavamo di Albino Leff, Carmi aveva buttato, quando si sapeva che Zafferoni ormai aveva chiuso il suo ciclo all'Albino Leff, e Carmi aveva buttato lì, ma secondo me l'Albino Leff potrebbe puntare su Beppe Biava, l'allenatore c'è già lì, giovane, uomo Albino Leff, eccetera. C'è stato un piccolo pensiero, o quest'anno no, non è ancora? No, anche perché io mi trovo bene con i ragazzi, almeno per adesso non ho ancora l'ambizione di andare in prima squadra. Certo, farebbe piacere se mi chiamassero e puntassero su di me, però per ora mi trovo bene, c'è meno pressione, mi piace lavorare con i ragazzi, è un'età che mi piace, quindi fargli fare il salto da settore giovanile a prima squadra penso che sia un ruolo importante, e quindi per ora mi dà soddisfazione questo. Poi se un giorno sarò chiamato o vorrò fare un'esperienza di prima squadra, allora cercherò di fare del mio meglio.
e mettermi in mostra. Lo vedete in sovraimpressione, c'è anche il numero di WhatsApp 335-723-0021 per scrivere i vostri messaggi qui in diretta e a tutti i nostri ospiti. Vi risponderemo chiaramente sull'Atalanta, sull'Albino Lef e qualche curiosità magari che avete anche per Beppe Viava. Ma torniamo a West Ham Atalanta. So che Arnaldo hai visto la partita sabato, come ti è sembrata e soprattutto c'è qualche giocatore che ti ha colpito più di altri? Beh, io non sono d'accordo con Luca, perché per me Gasperini è un po' il suo modo, non era così arrabbiato, cioè l'ha vista anche lui la partita così, sapeva che andava là con una condizione atletica nettamente diversa, forse non so se aveva così voglia di fare questa amichevole in questo momento, loro già pronti per il campionato e la TAM, però ti stoppo crescere. Subito, pare proprio che l'abbia richiesta lui per alzare il livello e arrivare pronti per la prima di campionato con due amichevoli belle importanti, che sono quella con lo West Ham e quella di sabato contro la Juventus, lo Juventus Stadium, proprio per mettere anche carica ai giocatori. Perché sai che eri senza Zapata e Muriel, anche se sono entrati, ma era una settimana che c'erano, eri senza di giocatori importanti di Gasperini. Ha provato Piccoli e ha provato a far vedere a qualcuno, infatti no, è stata bella intervista gli ultimi tre secondi quando gli ha detto ma il senso è tutto lì, Arnaldo, cioè se tu vuoi che il tuo direttore sportivo si dia una mossa come lui ha fatto intendere, devi giocare non contro la rappresentativa della Valle Seriana che vince 5-0, 10-0, 15-0. Non è detto, devi giocare lì campo, perché lì vedi i difetti e quindi hai argomenti da poter portare al tuo direttore sportivo e dici guarda che qui manca riesce questo, a confrontarti, al di là che anche la condizione, una strategia giusta, anque la condizione atletica era nettamente diversa, al di là di Piccoli, Zapata e Muriel eccetera eccetera. Un'altra cosa che a me Demiral, io non sono un fan di Demiral, però è entrato, mi è piaciuto perché anch'io avevo i dubbi, la velocità troppo irruento eccetera, arriva da un anno un po' così e speriamo che non si faccia male, però grossa personalità. Con Musso ci abbiamo guadagnato, anche se Gollini non sia un portiere, ma secondo me con Musso ci abbiamo guadagnato e abbiamo messo due difensori, perché l'Atalanta, e penso che anche Gasperini lo voglia, poi queste diatribe un po' con Sartori e con Percassi, magari fanno anche parte del, ha ringiovanito la difesa. Del contesto. Perché interrompi la frase, volevo capire io. Del contesto. Perché ti seguo, perché del... Perché comunque, Luca, se pensi abbiamo Palomino, Toloi e Gen City, bravi sì, si può partire le prime giornate con loro. Palomino e Toloi all'età del Beppe Biala. Esatto. Ok. Esatto. Okay. Poi? E dunque hai messo Lovato che ha 20 anni. Esatto, sono più giovani di me. No, ma hai messo Lovato che ha 20 anni e hai messo Demiral che ne ha 22. Che tu, calcisticamente. No. No, calcisticamente saresti... Calcisticamente parlando, io dico soltanto che Lovato... Fare triathlon no, io magari. Non so, io non so se Lovato è un giocatore che adatto al gioco di Gasperini, se Gasperini voleva Lovato. Questa è la mia idea. Però parlavamo con Biala. Avendo giocato nel Verona di Juric, penso che l'abbia seguito, il modo di giocare di Juric è uguale a quello di Gasperini. Ha fatto bene, certo è il suo primo anno, è anche giovane, di Serie A, quindi ha tutto per migliorare, quindi penso che il gioco che proporrà l'Atalanta sarà simile a quello di Juric e quindi non si troverà in difficoltà. Certo c'è da capire se è più un braccetto o più un centrale difensivo, quello poi sarà il mister che è molto più bravo di noi a capirlo, però lo può fare benissimo. E intanto si sfoltisce la rosa, sono in tanti quelli che non sono partiti per Londra, uno tra questi forse il più importante, Josip Iličić, sì. E vado subito da Paolo perché insomma pare sia diretto a Milano, lui che a Milano ci vive già, quindi non deve nemmeno cambiare residenza. Ma allora, io sento dire, il Milano ha già un attacco di over 35, allora per carità, io penso che se uno si mantiene bene può giocare a certi livelli anche a 40 anni, lo ha dimostrato Ibrahimovic, certo con tutte le precauzioni e... ed è giusto che sia così. Iličić è un giocatore che un anno fa era sconvolgente. A Valencia credo che ancora se lo sogni una notte, fece una partita meravigliosa. Poi qualcosa deve essere successo, voi sicuramente sapete più cose di me, ma io credo che se lui psicologicamente sta bene, se viene al Milan ha anche la voglia di rivalsa, del tipo mi avete mandato via e mo ve la faccio vedere. Io sono convinto che un giocatore come lui può dare veramente molto. Ti sento carico poi. Io sono contento se viene. Nell'intervista di lunedì scorso Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle condizioni di Josip Iličić, che dice che mai si è allenato come in questa preparazione e soprattutto si è presentato anche con qualche chilo di troppo. Cioè, che Iličić però non capisco come mai lui abbia messo la croce sopra questo giocatore. Probabilmente ha visto troppe cose in passato, perché
Io non, altrimenti ma ha detto che voleva andare via lui. Nell'intervista ha detto ha chiesto a giugno di andare via. Vuol dire che si è rotto probabilmente il rapporto. Magari ci mancano anche gli stimoli dopo tanti anni. Però l'Atalanta deve abbassare le pretese, perché se è vero che la cifra richiesta supera i 7 milioni, il Milan difficilmente secondo me lo prenderà. L'Atalanta, come per tutti i giocatori, non vuole fare minusvalenze, quindi è stato pagato a 7-7,5, vuole che vada via a 7-7. Però onestamente sono, sono tra 2-3 anni, l'hai ammortizzato, secondo me costa 2 milioni di contratto a 34 anni, chi vuoi che ti dia i soldi, lascialo andare. Se vuoi fare anche un ringraziamento a Ilicic, lascialo andare, via. Sì, bisogna anche dire Ilicic non giocare contro di noi. Quella domenica lì non giocare contro di noi basta. E dopo sono d'accordo con Paolo, perché se questo prende voglia per un anno o due, 20 partite all'anno. Però in questo mercato in cui tutte fanno la gara a cedere il meno possibile, perché di fatto nessuno si sta rinforzando, si sta cercando semplicemente di limitare i danni, l'Atalanta, che economicamente è solida, può anche permettersi di tirare la corda. Però insomma Ilicic c'era, il giocatore, il genio, quel trequartista, che l'uomo che salta anche l'uomo lì dietro le punte, insomma è un giocatore che adesso se dovesse andare manca all'Atalanta, perché non puoi pretenderlo. Sicuramente stanno aspettando che va lui, arriva Okuna o Boga. Io preferirei Boga, perché Boga è quel giocatore che ti salta l'uomo, che ha la velocità, dagli strappi, entra l'ultima mezz'ora, ti spacca la partita. Poi magari una partita non sai neanche se c'è, però la maggior parte delle partite è un po' l'Ilicic. Meno un fantasia. Po' incostante Boga, però. Io so che Obi De Zerbi dice che è fortissimo, dice che non è incostante, è un ragazzo comunque giovanissimo che devi dargli, ha bisogno sempre di certezze, però Boga e di motivazioni. Sono d'accordo anche io con Arnaldo, io prenderei Boga tutta la vita. Okay. Costa 5 milioni in meno, Cugna, un altro campionato, non sappiamo, sarà bravo, sarà forte. Costa 30, no, io vado su Boga tutta la vita, se dici va. Anche perché pare che Miranchuk invece abbia un ruolo più avanzato rispetto a quelli nominati. Cioè lui lo vede proprio come attaccante. Gasperini, tu devi giocare vicino alla porta, all'area di rigore, lui e Malinowski devono giocare lì, perché lì sono importanti. A centrocampo no, non sanno giocare. C'è anche Pessina, che per caratteristiche magari diverse, meno tecnico, però è bravo nell'inserimento. Un giocatore che in quel ruolo può fare... Anche lui è un altro di quelli che quando è entrato nel secondo tempo col West Ham si è visto la differenza dei giocatori, dava palla, si inseriva, è entrato, dopo la condizione ovvio, è arrivato anche lui lunedì, però vedi la differenza dei giocatori. La partita nel secondo tempo l'ha fatta l'Atalanta, la partita ha creato poco se vogliamo, ma l'ha presa in mano l'Atalanta, la partita poi è arrivato col gol al 90esimo, vabbè, che chiaramente ha chiuso poi i giochi. Abbiamo giusto 30 secondi, perché ho promesso al nostro Felix di essere precisa con tutti gli stacchi pubblicitari. So Arnaldo che hai visto anche Pezzella, non ti ha colpito come esterno? Io ho paura che sia un altro dei piccini, Moica e quelli che sono arrivati. Sta provando a entrare nel schema di Gasperini, ma dopo aveva giocato due mezze. Però a me Pezzella piace tantissimo, vedi come io te il calcio non lo capiamo. No, cioè Pezzella per me è un ottimo giocatore, è uno che sfrutterà tantissimo. Esatto, dopo magari, ecco, le due mezze partite, tante volte è meglio partire male e poi far bene che partire bene e poi sparire la circolazione. Anche le due mezze, il problema, ma neanche mezze partite, ha fatto due quarti d'ora. Abbiamo il problema da gestire di Atebor, che purtroppo sente ancora male e forse si allenerà col gruppo da oggi, domani. Oggi Malinowski, sembrava che loro si mettessero nella parte del gruppo. E quindi insomma c'è il problema Atebor da gestire, anche perché l'Atalanta dovrà ricorrere sul mercato se chiaramente non arriverà, poi Atebor non sarà in per chiudere ti voglio dire che mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto più sicuro dopo l'Europeo, forse perché dopo l'Europeo Mele l'ho visto sicuro, dar palla, venire via l'1-2 sabato, ho visto il Mele degli europei con la Danimarca. Ha fatto un grande europeo. Ha fatto un grande europeo con l'Atalanta, sai, forse sentiva la panchina, doveva mettersi in mostra, dunque aveva un po' di pressione. Sabato con West Ham ho visto il Mele, che ho detto finalmente abbiamo un'alternativa forte. Anzi, sarà forse un titolare. Ce lo auguriamo davvero, lo vedremo anche in campo proprio mercoledì contro l'Alessandria, ve lo ricordo, alle 17.30 e sabato allo Juventus Stadium alle 20.30, chiaramente contro la Juve. Questa sarà in diretta su Sky. Ci vediamo dopo la pubblicità, perché dobbiamo aprire il capitolo Zapata e attaccanti e soldi soprattutto, che sono arrivati dall'Europa.
Scriveteci al numero WhatsApp 335-7230021 per intervenire e dire la vostra opinione anche su quello che è il giro di attaccanti che sta sconvolgendo l'Europa calcistica. Tutto è iniziato lo scorso lunedì, stavo dicendo Luca c'eri anche tu, no? Lunedì no. Mi hai lasciato sola, ma tutto è iniziato una settimana fa, quando arrivano 115 milioni di euro per Lukaku, l'Inter accetta. Lukaku in questo momento è in volo sul suo volo privato verso l'Inghilterra e è pronto a firmare, dopo aver superato le visite mediche di quest'oggi a Milano, questo contratto che lo legherà alla Chelsea per i prossimi 5 anni a 12 milioni di euro. Tutto questo ha scatenato poi un boom di mercato, perché l'Inter si è fiondata su Zapata, pare senza esito, ma adesso poi ne discuteremo, e su Dzeko della Roma, che dopo 2 anni di promesse all'Inter, forse questa è la volta domani buona. Domani visite mediche. Iniziamo da Dzeko. Qui, domani le visite mediche Dzeko, per Dzeko. Sì, domani dovrebbe avere le visite mediche, meno oggi gli davano questo. Quindi insomma il primo attaccante per l'Inter è stato trovato, è Dzeko l'uomo giusto? Vada me. Certo, ma ti parlo no. A te. Ma anche no, cioè Dzeko comunque è un'alternativa importante, se c'è bisogno... Il gioco di Inzaghi non è quello che è di Conte, quindi è un gioco che è più, quando parlano che voglia Immobile, è più gioco Immobile, nel gioco di Inzaghi ci va bene Immobile. Se tu prendi Lukaku fa bene cercare Immobile e Correa, lui ha il suo gioco, al suo modo, ha gioco totalmente diverso da Conte, quindi Dzeko va bene nel momento delle palle sporche, nel momento di difficoltà, anche comincia a avere già una certa età, anche perché comincia a essere anche comunque Ante come giocatore, ottimo, fuori classe, fortissimo. Io penso che sia un acquisto, perché sì, penso che venga a parametro. È un'alternativa. Viene a parappo con lui. Però Luca, è vero che avanti con gli anni è da centellinare, però questo giocatore è vero, sa fare il reparto, smista la palla. Ha ragione Luca che dice serve un'altra punta. Chiaro, Dzeko ti dà la mano. Chiaro, però Dzeko è sicuramente un giocatore importante. Hai Lautaro, se prendi un attaccante esterno come può essere Correa, secondo me l'avanti. No, Stefano. Tu che sei un tifosissimo dell'Inter, scusa, hai visto giocare l'Inter, cioè Lukaku faceva reparto, sì, sì, ma andava a fare reparto, cioè andava in palla con la palla, cioè Dzeko fa reparto e sponda, chiaro, cioè chiaro. Va a fare sportellata, chiaro. Ma non ti dà profondità. Sì, ma perché un giocatore che ha sia forza, che sa aggredire la profondità, ma sa anche costruire, è difficile trovarlo, uno come Lukaku. Però io ho visto solo nell'amichevole della Lazio, cioè... 1-2 nella profondità, Ciro Immobile, certo. Fa gol. Cioè certo. Ha fatto... Però bisogna anche vedere se poi Zaghi giocherà alla stessa maniera che giocava a Roma. Per forza. Abbiamo qua un mister. Cioè... Nel senso, il modo di giocare quando prende Inzaghi, sai che gioca, esatto. Così. Non puoi cambiarlo e farlo giocare come giocava Conte. No, chiaro. Sicuramente Dzeko è stato un gran campione, sarà utile, perché è un giocatore che ti è sempre utile, un giocatore così. Però nella dinamica di gioco non ha proprio le caratteristiche giuste. Per Inzaghi non è neanche però simile, un non è neanche simile sì, a Lukaku ed è la priorità nella sì, vita. C'è anche a dire che a Roma giocava così perché una prima punta non l'aveva, aveva Immobile e Correa. Andranno a prendere un altro giocatore, esatto. Però le altre squadre sanno che l'Inter ha intascato i soldi, quindi non è che ti regalano i giocatori. Allora io sono convinto che Zapata in realtà non potrà muoversi in direzione Milano, se andrà da qualche altra parte, per carità, ma non sono all'Inter d'accordo. Perché comunque dei soldi presi per Lukaku una parte vanno per pagare la il prima rata famosa. Sì, ma Paolo, ma... La maggior parte va nelle casse, perché l'obiettivo certo. È appianare, con quel poco che resta Zapata non lo puoi comprare. Sì, ma avrebbe puoi senso comprare un parametro spendere... zero o una scommessa. Ma avrebbe senso spendere 40 milioni per ma Zapata? Ma assolutamente no. Ah, ecco. Non è logica. Non è logica. Non è un classe logica. 91. Si parlava addirittura sì. Di 45 sì, milioni. 91 no, ma io non discuto il giocatore, discuto l'operazione. Non ma economicamente anche, non ha una logica. Anche il giocatore era l'uomo giusto. Ma anche il giocatore Inzaghi. Stesso, fino ad arrivare all'Atalanta, Zapata a Udine segnava col contagocce, a Genova con la Sampdoria segnava col contagocce, a Napoli faceva panchina. È esploso a Bergamo, punto. Secondo me se viene a Milano, Zapata torna a quello di prima, è uno che fa sportellate, ma fa 7-8 gol all'anno, non risolve niente. Poi per quanto riguarda Lukaku, è chiaro che era fondamentale, era anche un simbolo ed è difficile sostituirlo. Ma se ti danno 115 milioni più bonus, uno di 28 anni che fino ad arrivare all'Inter faceva la riserva nel Manchester, che se si rompe a settembre non prendi più un euro e che comunque tra 2 anni 130 non ti dà più nessuno, come fai a non venderlo? E se lo tieni, lui viene e ti dice, Alte, ti ho rifiutato 130, no. Allora me ne dai 15 Stefano, a me adesso. L'impostazione tua sembra che
il Chelsea abbia detto all'Inter io voglio Lukaku, è esattamente il contrario, è l'Inter che ha detto al Chelsea guarda che io Lukaku lo vedo. Beh, chiaro, cioè, beh, chiaro. Se un giocatore riceve un'offerta è perché è la società che butta fuori la voce. Beh, sia per Hakimi che per Lukaku è andata a finire. Ma Paolo, vale 130 milioni Lukaku? Ma se non scherziamo. Lukaku ne vale 150. No, no, non è vero. Capito, Rovetta? Lukaku fare parte. Allora, Lukaku è quello fino all'anno scorso, quello dell'europeo o quello dell'anno scorso? Qual è Lukaku vero? Quello dell'europeo, ha giocato bene l'europeo. Sì, Lukaku. Ma non da 130 milioni di euro, giocatore normale all'europeo. Sì, però se vuoi una punta. Normale. Se vuoi una punta, ma sicura. Se hanno pagato 100 milioni quello del nazionale sì, inglese. Sì, certo, vale tutto, con la pelippettina sì, certo. Cioè, sì, sì, allora, certo, vale tutto. In Inghilterra fanno così, hanno pagato 160 a Coutinho al Barcellona. Sì, sì, vale tutto. Però chiedo però... a Beppe, perché tutti spendono 100, io avevo buttato lì, io fossi l'Atalanta, se dovessi andare via Zapata, vado su Scamacca. Fisicamente è una bella bestia. 20, ma Atalanta anni. Da Champions, ma cosa stai dicendo? Ma Scamacca per me è no, nel senso, Scamacca è un giocatore di prospettiva, giovane, ha fatto vedere buone cose. Però Atalanta poi dai via un giocatore fatto. Pronto come esatto. Zapata, vai a prendere una scommessa, è poi così semplice, conto se non sei in Champions, le tue ambizioni sono diverse, però adesso è anni che sei messa lì a lottare anche per lo scudetto fino all'anno scorso, non puoi perdere un giocatore fatto e finito come Zapata per andare a prendere una scommessa, devi andare a prenderne un altro. Perché quello del Chelsea non è una scommessa? Ah, quello già più a livello internazionale, magari ha qualche partita in più. Sì, la Chelsea non ha giocato molto, però ha fatto vedere che ci può stare. Vieni via un altro campionato, vieni via anche in terra, vieni in Italia, mentre Scamacca. Ho detto Scamacca perché oggi è uscita poi anche la voce di Scamacca. Sostituire, per dire come sostituire Lukaku è difficile, ma anche sostituire Zapata per caratteristiche dell'Atalanta è difficile trovare l'identikit giusto. Potrebbe essere Scamacca, ma è troppo male, può essere giovane e inesperto in Champions. Abraham potrebbe essere magari quello giusto, però deve capire il campionato italiano. Quindi prima di privarsi anche l'Atalanta, attenzione, o gli fanno una Abraham, offerta. Perché l'ha richiesto Mourinho per sostituire Dzeko. Chiaramente Mourinho conosce bene il calcio inglese, quindi dopo che l'Atalanta non è più interessata alla cessione di Zapata, chiaramente non è più interessata nemmeno a sostituire il suo attaccante, che pare essersi ormai diviso tra Arsenal e Roma, con Mourinho che lo vuole fortemente. Quindi insomma abbiamo anche il sostituto di Dzeko per quanto riguarda la Roma. Io non so perché l'Inter non ha fatto 90 più Avram per Lukaku. Servivano i soldi. Esatto, l'Inter servivano 115, però è un bel attaccante, un'alternativa. Servivano i soldi. Via 20, magari l'anno prossimo lo vendi via 50. Il discorso qual è? Quello che si è letto, che come dicevo prima, mentre mangiavamo gli ottimi pasticcini della pasticceria Bani, è che l'Inter nell'operazione ci porta a casa 70 milioni netti. Cioè 45 milioni, come diceva Paolo, non li vede neanche, deve saldare tutti. Però devi andare a comprare qualcosa. Carmi, di quei 70, secondo me, solo 30 sono per il mercato. 40 ma anche cassa, di meno, anche secondo anche me. Di meno. Sì, qui sì. Non puoi fare grande mercato. Quei soldi li doveva comunque dargli, come Hakimi a Real, quelli che erano comunque da dare, quelli li ha, quindi da qualche parte devono entrare. Mi piacerebbe vedere la faccia di Çalhanoğlu, cioè che è partito per fare adesso. Ma è tanta roba Çalhanoğlu. Sì, mi piacerebbe la zero. Faccia che ha adesso. No, esatto. No, prenderò a zero un giocatore così. Ma guarda che guarda che comunque l'Inter, tu sai che io l'Inter la seguo un pochino. Cioè, non è proprio così scarsa. No, non è neanche un mostro. Però a me piacerebbe vedere la faccia di Simone Inzaghi, che ha firmato il contratto lasciando una Lazio. Sì, ma lo sapeva Elisa. Ma io penso che Inzaghi... Ma... Per me lo sapeva. Beh, sì, insomma, ti dispiace, ma Hakimi lo sapeva. Sì, Lukaku l'avete. Gli avevano detto. Ma Simone Inzaghi è andato all'Inter dalla Lazio, cioè, parliamone, questo qua aspetta l'ultimo secondo a fargli il contratto. Cioè. Attenzione, Inzaghi ha anche una piccola scusante adesso. Che se fa un po' di meno di Conte, dice a me ma avete venduto Lukaku e Hakimi. Se fa come Conte, non attenzione. Alla difesa 3 dell'anno scorso, appunto, più Barella e Brozovic, devi fare i gol. E davanti comunque qualcuno al posto di Lukaku arriva. È un mister che secondo me porterà gioco rispetto a Conte, che era più istrionico, tutto sì, quello che volete. Ma Conte, difesa ma contropiede. Inzaghi potrebbe portare gioco. Se no qual è la rivale dell'Atalanta quest'anno in campionato? Tutte. Se arriva settima ha detto Luca che arriva settima, le prime, questo lo ha detto le prime, mangiando le briochine. No, io dico l'Atalanta quest'anno rischia grosso, lo ripeto come tutti gli anni, rischia grosso, poi mi troverò pentito, durante sono contento, però quest'anno l'Atalanta non la vedo un po' malino. Poi non so se è scaramanzia, però perché non è lo dico. Però Luca. Però è un anno in più, la conoscono. Dici niente. No, ti sei rafforzato. E poi ti ripeto, Muriel mi sembra un po'.
ripete la stagione dell'anno scorso che entrava, trovava palla, fa gol. Il Zapata, come diceva giustamente Stefano nella sua analisi di 7 minuti in tutte le squadre, in tutte le squadre che ha giocato, ha solo l'Atalanta ha fatto bene e ha ragionissima Stefanino. Cioè, però quindi, si è confermato in questi anni, no, Zapata. Non lo so, io sono un po' pessimista. Beh, a San Lorio è andato in doppia cifra adesso. Aveva un po' di anni in meno. Io lo vedo un po' preoccupato Gasperini. Chi conosce bene Gasperini, ce l'ho alla mia destra, che è il Beppe. Quindi lui sa benissimo. Sì, la faccia prima dell'intervista, anche se diceva che era soddisfatto, non mi sembrava. Sì, però se guardi in casa da altri, l'Inter che era l'anno scorso nettamente davanti a tutti, ovviamente si è indebolita, e tutte le altre nessuno ha fatto mercato. È una sono tutte lì secondo me. Sono tutte lì, alla fine non c'è nessuno che si è rafforzata, è una corsa a cercare di tenere di più giocatori. Ma sei convinto, Stefano, che è stata l'Atalanta a fare un ottimo, aver sempre fatto comunque livelli alti, sempre certo, sopra le righe, quello che ti voglio dire. L'Atalanta ha comunque fatto il loro standard, è venuto a mancare però la Lazio, comunque è arrivata lì la Roma, zitta zitta, adesso ha preso lo special, che voglio vedere anche lui lo special. Dove, che, dove arriva, per me è il primo esonero. Dove va a vedere, è 10 anni che non è più special. Sì, soprattutto la cosa della Roma è limitata. La Juve avrà tempo, fa subito il primo anno, fa bene. O fa bene il prossimo anno Allegri, capisci che bisognerebbe capire, ci sono tante, cioè, tante belle incognite. L'Atalanta è chiaro, ha detto una cosa giusta a Gasp, ha detto ci conosciamo, cioè noi abbiamo la rosa dove ci conosciamo tutti, tu sei stato professionista per 20 anni e 30, sai benissimo che quando c'è l'amalgama, certo, cioè, basta guardarti in campo. Che vada solo però, però per quello che chiedo a Biava, allora prima ha detto Gasp, ho visto un po' preoccupato, però lui nelle dichiarazioni dice io ne voglio 16, 16 titolari non ne voglio più perché la rosa grande a lui non piace, ha sempre detto è difficile lavorare. Li hai quei 16 lì? Allora, lui parla, si capisce delle parole che vorrebbe inserire un centrocampista. Si parla di Kumbay, adesso si parla di, come si chiama, lo svizzero Zaccaria. Zaccaria, sì, adesso ne stavo per parlare perché vi davo le ultime anche su e voleva e vuole quell'uomo che ha la Ilicic, che dovrebbe essere Boga. E probabilmente lui è probabilmente può essere un po' nervoso perché non, non lo vuole subito, quel giocatore, esatto, che vuole lui, che vuole per poter lavorare già subito, esatto, Mare l'esterno, del visto che Atebor non è ancora a posto, vorrebbe Mare già subito, esatto, uno pronto, sa che magari Ilicic è destinato ad andare via, quindi vorrebbe già uno. Sì, arriva a due settimane neanche da inizio del campionato, quindi vorrebbe. Però già Milan, c'è un Malinowski, Muriel, Zapata, ne hai 4 davanti, sai, se vuoi la rosa solo di 16 hai già Mele, parti con Mele e Gosens in questo momento, Atebor ha tempo di entrare, cioè non puoi averne neanche tanti perché poi parti quando... l'andata, parti prima quando vai con 4 giornate senza De Rono, senza De Rono, e la prima è quello che manca fuori, cioè fuori Atebor, cioè. La Pessina. Prima partita gioca Pessina Pasaric, cioè centrale di centrocampo. Mi dispiace che è andato via Kovalenko, però è giusto che vada a giocare, non lo vedeva, però... non lo vedeva. Io non mi chiedevo Porto, non ho visto uno dei migliori. Anche Malinowski è infortunato. Esatto, Malinowski sì, è stato operato all'ernia addominale, ma è rientrato oggi con il gruppo. Non si sa i tempi di recupero, quindi il Mare... Speriamo. Beh, oggi con il gruppo vede un po' la rosa corta e Mare un po' più... A centrocampo l'ho anticipato, Arnaldo Guadagni. Dovrebbe arrivare Denis Zaccaria dal Borussia Mönchengladbach. Zaccaria che è uno svizzero, quindi conosce bene anche... Freuler. Freuler. Poi arrivano olandesi o svizzeri insieme, esatto, a Verone. Esatto, olandesi o svizzeri si capiscono chiaramente. E potrebbe arrivare già a titolo definitivo. C'è l'Atalanta che ha già fatto un'offerta, quindi sono ore calde soprattutto per questo centrocampista. Centrocampo che oggettivamente... Ma quanti hai sotto mano, quanti? Soldi no, no, non sono ancora state rese note le offerte. Un'offerta per il centrocampista che dovrebbe arrivare a titolo definitivo. Questo è quanto dicono le ultimissime. Chiaramente sulla rete il calciomercato ci piace perché poi... I soldi ci sono perché vendendo Romero qualcosa è entrato. Soldi ce ne sono e come? Sono. Anche perché non dimentichiamo che l'Atalanta comunque sta mettendo sulle piazze un sacco di giocatori. C'è Sutalo che dovrebbe andare all'Hellas Verona, c'è Kovalenko che è andato allo Spezia, c'è Colley ancora in attesa di destinazione, ma lo Spezia era la squadra indicata come... possibile prossima destinazione, quindi sono ancora un sacco di giocatori e io acquistare. Attenzione, ma Palomino e Pasalic. Palomino è forte la richiesta del Cagliari che deve sostituire Rugani, come dicevamo durante il nostro aperitivo, Rugani che non è stato confermato nella difesa del Cagliari e gli occhi dei sardi sono andati su José Luis Palomino che dopo tanti anni fatti abbastanza bene a Bergamo, il suo l'ha sempre fatto,
a questa offerta importante. Luca si mette le mani dei capelli che non ha. Io spero che non vada, perché comunque lui è una garanzia per la Atalanta. È una garanzia, anche a me piace un sacco, sai, comunque, Palomino. Comunque, entra e fa il suo. Però è diventata una panchina, cioè non so se anche lui ha voglia di giocare. Ho capito, ma dobbiamo avere le alternative. Cioè, dobbiamo essere pronti a se non va uno. Lui. Un panchinaro di una squadra che fa Champions League per il secondo anno consecutivo. Che ha un sacco di partite da fare, secondo me spazio ne avrebbe. Adesso Lovato, De Miral, lo spazio ne ha di meno, vedrai che ne ha di meno. Può essere anche una sua piccola richiesta, dire, si è trovato due difensori adesso davanti, c'è Toloi e Gin City che sono intoccabili. Praticamente dice Cagliari, diventa un titolare fisso, gli ultimi due o tre anni spunta un contratto e va, ci può stare, come può restare anche a Bergamo. E se Pasalic ci arrivasse una bella offerta dalle 15, vai su Kommaira, che è un giocatore che serve di più, perché Pasalic è più un Malinowski, più un giocatore di inserimento. Quello da vedere. Come attenzione al mercato, ti do una bomba. Io, Paratici. Quei vintage di Pianico? No, Paratici, Paratici su Dybala, non lo lascerai perdere. No, ci ha messo lì lo zampino, ma io so, abbiamo un minuto e 30 secondi e vi dico solo una cosa. Messi. A Bergamo? Cosa mi dici, Luca? Io sono contento. I soldi ci sono, secondo me, per prendere Messi. Io sono contento perché ho la curiosità di vedere questo prima giocare. A me piace tantissimo il PSG. È veramente una squadra fantacalcio. Ve l'ho postato, cioè, una squadra fortissima, cioè, in tutti i reparti. Ha preso tutti quelli che poteva. Io credo che l'anno prossimo ho proprio la curiosità di vedere giocare ogni partita del PSG, perché deve essere un... Però facciamo un'ipotesi assurda. Metti che questi non vincono. Io mi aspetto che Leonardo vada veramente a nascondersi nella grotta più profonda della terra, sì, lui, e non esca più. Però lui può dire all'Emiro: io ti ho preso il meglio che c'era in giro. Se poi questo. Dà la colpa all'Emiro. No. Io, se fossi l'Emiro, dico: guarda, scappa Leonardo, perché io fra 5 minuti sono in zaglio i cani. Il tipo che paga l'allenatore, di sicuro. Sì, vai senza. Poi Pochettino, Pochettino, secondo me, è come dire. Ma Pochettino poco adesso adatto, si trova di fronte a gestire questi campioni. Non poco adatto. La difficoltà sarà quella. Un'intervista a Beppe che ha fatto a Siri, quando parlava di Donnarumma, che si è detto: purtroppo Donnarumma va là, c'era un portiere fortissimo, gli ha detto, quindi non va da titolare. Non è che Donnarumma arriva e ha la maglia da titolare, certo, si ma gli ha detto Sirigu, purtroppo si trova, è chiaro che hanno tante partite e poi Donnarumma sarà il prossimo portiere per 10 anni, però c'è là un portierone, ha detto Sirigu, perché quanto pare ne hanno più di due, ma ne hanno più di due di portiere, a quanto mi risulta. E secondo voi il PSG, tutti questi movimenti eclatanti che sta facendo soldi, non c'entra niente col mondiale in Qatar, certo, al tutto 2022. Finalizzato e quello. Poi da lì magari il presidente col PSG dice adesso no, va, può essere, li libera tutti, ma un gioco. Io mi ricordo che adesso andiamo in pubblicità, poi ti dico, sono sì felice, sì, anche perché voglio sapere la vostra sulle lacrime di Messi, e soprattutto dobbiamo rispondere anche al nostro telespettatore che dice: parliamo un po' di squadre forti, il Pianico. Ci vediamo dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in onda con questa terza parte di Potaldea. Continueremo a parlare di mercato, ma ci sarà anche uno spazio dedicato proprio al calcio dilettantistico, perché qui nelle mie compagnie ci sono gli amici di Tempi Supplementari che torneranno a riempire le vostre case da ottobre, settembre, esatto. Ottobre. Quando ricominciamo il campionato? 12 settembre, 12 o 13 lunedì 19 il campionato, noi lunedì prima cominciamo. 3357230021. Sono usciti i gironi, nel frattempo poi alla grafica il numero di WhatsApp per intervenire qui in diretta, proprio come ha fatto il nostro telespettatore che vuole sapere qualcosa di più sul Pianico. Ma prima di aprire il capitolo calcio dilettantistico, abbiamo aperto una parentesi dedicata a Messi. Luca, ti ho interrotto perché la pubblicità incombeva. No, io penso piangeva che anche Luca piangeva, io sono d'accordo che Messi è il loro lavoro, tutti noi continuiamo a criticare, cioè, io avrei fatto come lui, cioè, il mio lavoro è giocare, fare professionista, farmi pagare più tanto possibile. Sta maglia, sto attaccamento alla maglia, spaccato i maroni. Io penso però che l'abbiamo visto piangere, lacrime. Ha pianto tutti, cioè, ha baciato la maglia l'anno scorso Lukaku, io sto qua ed è andato. No, a giugno Donnarumma ha detto: il Milan è la mia squadra, è andato. Cioè, questo è un gesto che fanno tutti, purtroppo ce ne sono due, tre: Zanetti, Totti, Baldini, Baresi, ne quattro, tre, quattro. Anche Insigne adesso sta diventando la bandiera del Napoli. Però è alla fine i conti sulle dita di una mano. Purtroppo è il loro lavoro e va rispettato. Il PSG gli dice: io ti do 35 milioni netti per due anni. No, sto a Barcellona a 7.
No, perdonami, ma io... Beh, però se veramente voleva bene il calcio spagnolo, sì, però... al Barcellona doveva fermarsi anche a costo zero. Dopo 17 anni. Sono d'accordo con Luca, ne parlavo anche fuori onda. Se è vero che lui era arrivato ad accettare la riduzione del 50% dell'ingaggio, lui prendeva 50 milioni e il 50% sono 25 milioni. Esatto. In tre anni avrebbe rinunciato a 75 milioni. Quale altro giocatore sul pianeta Terra rinuncia a 75 milioni di euro? Ma secondo te, se tu avessi rinunciato all'intero ingaggio, gli sponsor... non sarebbero venuti a darti quello che mancava, perché tu potevi vendere la tua immagine facendoti bello di fronte al calcio mondiale, perché tu hai salvato la tua squadra e il calcio spagnolo. Sì, beh, con Sé sicuramente avrebbe potuto succedere qualcosa, però lui conta solo fino a questo momento. Il certo ce l'ha la PSG, è il certo, lì... Però si chiamano operazioni di marketing. L'incerto è da vedere, anche perché io che ero la porta, ti dico io... i buchi che hai fatto tu negli anni non te li devo risolvere io, no, fatti la porta, no, fermati, no, Carmi, io parlo la porta prima, perché la gestione che è arrivato prima, quest'anno, esatto. Lui stava andando via l'anno scorso, esatto, cioè doveva tamponare i buchi che hanno fatto in questi 10 cioè, anni, poi vero? Parlano anche qua degli ingaggi di Messi, vero, hanno pesato, ma i 150 milioni pagati per Dembélé, i 160 pagati per Coutinho, i 150 per Griezmann, quelli sono i buchi del Barcellona, 600 milioni di euro per tre giocatori che fanno panchina, con Neymar che era andato a 250, cioè se n'era andato a 2,50. Beppe, il tuo parere? Ma è difficile da giudicare da fuori, sicuramente ci avrà messo, visto le lacrime, è stata una decisione difficile per lui dopo 20 anni di Barcellona, si è cresciuto lì, ti hanno fatto vincere tutto, probabilmente ha anche capito che magari non era più il Barcellona suo. Bravo, e questo volevo chiedere a Beppe. Ma anche il fatto che probabilmente... dispiace andare via, perché poi dopo tanti anni è normale che gli dispiace, però va in una Paris Saint Germain dove ha ambizione, dove magari vogliono vincere la Champions, che magari cosa che non ha visto il progetto nel Barcellona, visto che ha un sacco di debiti. Poi se devo rinunciare io a metà di stipendio, perché non lo fanno anche i miei compagni, i miei vari Pjanic, c'è altri che magari non giocano neanche, e continuano a guadagnare quello e non rinunciano a loro, quindi è un argomento difficile, che bisogna essere dentro, e difficilmente un giocatore giocherebbe a zero, anche per poi che quella volta che tu vuoi rimanere la società ti manda via, quindi il giocatore tira la sua parte, la società quando gli serve tira la propria, quindi però a me è inciso tanto anche il fatto che a Barcellona sapeva che per 2, 3 o 4 anni Barcellona deve ricostruire, è difficile vincere anche il campionato perché l'Atletico Madrid è sopra e la Madrid vedremo. In Europa è difficile, ha detto col PSG, se voglio vincere ancora il pallone d'oro eccetera, là può darsi che lo vinco. Sì, e oltretutto Arnaldo ci sta, per l'amore ci sta tutto. Non dovevi metterti a piangere e dire ho rinunciato tutto, fatto di tutto. Gli è venuto, però oltretutto il Barcellona non ha uno straccio di progetto tecnico. L'anno scorso ha preso Pjanic, non ha mai giocato, adesso sta cercando di liberarlo. Ha lasciato libero Suarez, che era ancora il centravanti più forte della Liga e ha vinto il campionato con l'Atletico, e adesso va a prendere Aguero che ha 34 anni e non sta più in piedi. Non ha davvero una linea guida. Questo ci sta, faceva bene a dire così. Però mi ha fatto sorridere anche ieri quando diceva non c'è accordo col PSG, vediamo, stiamo esatto, valutando. Esatto, era già là sotto la torre Eiffel. Vabbè, quello è una fase di opera. Ma sì, sono già là. Ci sono già gli accordi, devo concretizzare il contratto. Poi Messi non è un uomo da... microfoni, conferenze stampa, cioè detto questo Messi ci sta facendo la sorpresa perché è ancora a Barcellona e non si muoverà da Barcellona finché c'è la firma su tutti i contratti che deve firmare, quindi Parigi lo attendeva sotto la Tour Eiffel per domani sera per una presentazione in grande stile, ovviamente il 10 di agosto per il celebrare il numero 10 per eccellenza, tutto saltato, pare che insomma stia e resti a Barcellona fino alla firma del contratto, quindi sono ore d'apprensione anche per il ma il contratto, perché tu ne hai fatti tanti, quanto ci si mette a fare la firma del contratto? 30 secondi? Tempo, dipende se il nome è lungo. Leo Messi, penso Leo no, firma il contratto breve. Basta, va 20 giorni. Lo farà il 10 settembre. E che lì ci sarà il diritto d'immagine, gli sponsor. Clausole, se non so. Io non ho mai fatto sette notai per firmare il contratto, lì si muove il pullman. Che sia un contratto la De Laurentiis. Attenzione che arriva un altro messaggio dedicato al calcio dilettantistico, quindi ci buttiamo. Rispondiamo immediatamente alla risposta del nostro telespettatore rispetto al Pianico e vengo da voi perché lo sapete che per me è chiaramente un mondo che non seguo e non so commentare. Pianico, che stagione sta preparando e soprattutto sono pronti? Paolo ha detto giusto,
direttore sportivo del Pianico, se non vincono il campionato deve nascondersi nella grotta. È come Leonardo, no, con Paris Saint-Germain. A parte le battute, ha fatto una squadra di altissimo livello con giocatori che hanno giocato due o tre categorie sopra, non 10 anni fa, ma un paio d'anni fa. Ha un allenatore che queste battaglie le può fare. Certo, non è un girone facile, però eccolo c'è una Gandinese. Seconda categoria girone, io sicuramente. Sono convinto che il Pianico non vinca il campionato e lo vincerà la Gandinese. Che bella battaglia, già subito saremo amati e odiati. Io sono convinto che la Gandinese, Rovetta rischierà di retrocedere e la Gandinese... Rovetta può essere che rischia di retrocedere. Tu senza il bomber che è andato a Gandino, ricordati. Ma Sara, a parte il fatto che io le lacrime di Messi versate ieri in conferenza stampa le sto versando ininterrottamente da 3 mesi da quando ho saputo che ha pianto la Gandinese, ma a parte le battute sicuramente il duello è quello, è certo. Gandinese Pianico, anche la Gandinese alla rosa storiana l'anno scorso ha aggiunto a Piani Simonetti in mezzo al campo. Credo che anche in Coppa esatto. Si prenderanno così. Si conoscono. C'è sempre questa outsider che comunque l'Anembrese. La squadra attenzione. Sempre molto. Io l'abbiamo vista giocare io e Arnaldo. È una squadra ostica. Ma a livello di Gandinese Pianico? No, però dà fastidio. Gioca un bel calcio. È un campionato sempre equilibrato dove si fa battaglia. È chiaro che negli ultimi anni Gandinese e Sovere prima, Gandinese e Pianico adesso, hanno anche possibilità economiche che non c'entrano nulla con la categoria e di fatto costruiscono squadre che non c'entrano nulla con la categoria. Io a parte che l'anno prossimo Pianico cambierà il direttore sportivo, io penso che la Gandinese vince. Quindi sarà poi... parlare di pescato il Pianico probabilmente da seconda, però sono convinto, penso davvero, cioè io mi sbilancio perché io non mi sbilancio ancora perché non conosco però la Gandinese e il Pianico, e voi sapete Pianico, sai cos'ha di forza? C'è il portiere fortissimo, sai, esatto, e la difesa fortissima, e centrocampo è fortissimo il Pianico, il portiere bravo, no, vabbè, sono due cose. Ferti ha fatto la promozione, ha dentro Borlini, ha dentro Masinai che faceva la dico la Virtus, da una parte, dall'altra il Pianico alla Franchi. Ai Verdi, Camarini, Magrini Petropoli, in porta. Cioè, Magrini in porta, chiaro che sono rose che con la seconda categoria non c'entrano nulla. Sì. Ho un'altra domanda, perché qui sono domande a raffica questa sera, al nostro numero WhatsApp che vedrete comparire anche in sovraimpressione. Come vedete il Brenno con le conferme del mister e dei big? Io lo vedo bene. Paolo. Io credo che una delle cose... Allora, quest'estate mi dicevano che forse Triglia poteva andare via e sarebbe stata una perdita dal mio punto di vista gravissima, perché è un giocatore che ha tenuto da solo in piedi l'attacco del Brenno. Le riconferme di tutti i big e l'arrivo anche di qualche giocatore come per esempio Mauri davanti... Mauri e Triglia, insomma. Se a livello fisico questi non hanno problemi, secondo me il Brenno l'anno prossimo, ovviamente il girone è tutto da scoprire, ma secondo me faranno un grandissimo campionato. Beh. Abbiamo detto che la vostra trasmissione inizierà il 12 settembre, vuoi presentarci quelli che saranno gli step e i calendari, Arnaldo? Ma guarda, io intanto che diciamo felice di proporre quei gironi, perché l'eccellenza, oggi sono stati confermati due gironi di eccellenza, la Tritone di Pescata, e dunque l'eccellenza si è confermato questo praticamente, non so se è cambiato solo una squadra o meno. Questo è un girone dove Sant'Angelo dovrebbe fare la padrona insieme allo Scanza Rosciate, e poi le altre sarà grossa battaglia. C'è la Zingoni, bella squadra, eccetera, ma non è così forte secondo me come questo. Poi magari come l'anno scorso vincono le milanesi, eccetera. Però qua ci sono Castagnato, Lumezzane, un buon Darfo, il Ciliverga, insomma. Il Rovato, il Valcareggio. Anche di Arnaldo, che mentre il girone A e il girone C sono 16 squadre, il girone B sono 18, quindi sono anche 4 partite in più. Però qua, ecco, poi Louisiana è quello che... Vabbè, c'è anche lo Faninghese che è stata tolta. No, Faninghese dovrebbe essere uno tra le favoriti. Sì. Però ecco, poi è molto equilibrato, non vedo un girone così forte, stesso, si può giocare. Lo stesso Scanzo, che non si sapeva come sarebbe ripartito, alla fine ha messo la Padula, Gallo, Gestra, Lanzini dietro, insomma ha costruito una squadra importante. Per l'eccellenza. La prima categoria è quella che mi stuzzica di più, le nostre squadre. Perché c'è il sotto. C'è il Cenate sotto, esatto. No, ma è spettacolare, tu mi riconosci bene il Cenate. Ha 14 esatto, squadre, quindi sarà veramente perché anche a livello allenatore politico più facile da gestire. Però ci manda anche la grafica della prima e insomma lì ci sono, io non riesco a trovare la grossa favorita, perché hanno messo Eccolo le mischiate, le bresciane con prima le bergamasche. Prima categoria girone F, Atletico Villongo, Castrezza. Allora Torre dei Rovere è la grande favorita, ma c'è Roncadelle e il Travagliato che sono grosse squadre per il girone bresciano. Senza Colonia da fastidio, il Chiari da fastidio, Piancamuno. No, Piancamuno, io sto parlando di bresciane, Piancamuno okay. Sappiamo che squadra è. Poi Cenate, Sovere, vai a giocare a San Pancrazio a giocare, che non è facile anche lì, veramente. Dopo a Sanico c'è il buon Marco Teani, che conosci bene, ad allenare l'allenatore prima squadra, che anche a me è un
è un grandissimo allenatore, Marco, che proporrà un buon calcio. Questo è un girone veramente spettacolare da seguire. Si sembra di più la promozione che la prima categoria. Sì, sì, non esageriamo. No. Beh, se io penso che il Sovere schiera Polini, Legrenzi, Fusar, Fenaroli, Mostabilini e non è la grande favorita... Sarzi. Sarzi. Cioè, il Torre dei Roveri parte con Bellina, Trovò... Però sai, quello che c'è di bello è che andrai a giocare a Torre dei Roveri e Sovere, andrai a giocare a San Pancrazio, andrai a giocare a Travagliato, andrai a giocare a Piancamuno... dove non è uguale, non è solo il tuo bergamasco. No, a livello altissimo. Vai là, c'è la rivalità tra Brescia e Bergamo che si fa sempre sentire. Carmi ha giocato un po' di quelle partite lì, gironi mischiati e sa cosa vuol dire. Insomma, Beppe, Assenate ti hanno coinvolto però nella squadra, so che ogni tanto vai a dare un occhio. Sì, adesso gli ultimi anni qua con la pandemia è stata un po' meno la mia presenza, però no, faccio ancora parte del col Vito lì, il nostro Nembrini, il presidente. Sì, sono nato lì, quindi c'è sempre un occhio di riguardo per questa società. Non scende in bici e andare lì al campo. Scende. Fa la discesa, Beppe arriva lì in senza giù, pedalare. Senza pedalare, un po' di discesina è già lì al campo. Lì, e Beppe. Quindi si guarda sempre l'Atalanta, alla fine si guarda il Cenate sotto. Quindi sono sempre le squadre che si seguono. Ma lì a Cenate, belli impianti sportivi. Il bar, spettacolare, vedi tutto il calcio che vuoi. Cioè, calcio, il campo in erba. Palestra. Campo in erba sintetica, giù gli impianti sportivi, parte palestra, piscina, eccetera, in parte, ma Cenate. Ma quello che voglio capire è, perché io presso ogni tanto lo vedo da me in negozio o meno a parlare, ma non si sbilancia mai. L'ho visto settimana e ho detto un girone tosto presso questo. Sempre abbottonato. Sì, sì, sì. Però non riesco a capire se, perché la squadra che poi attrezza è per far bene, non è per un fare... Come, un po' come per Cassi, sempre la salvezza, però si spera qualcosa ecco, in più. Ecco, ci sono le ambizioni. Ci sono tanti ex atalantini che invece sono andati alla guida della nostra Serie D. Mi vengono in mente gli Zenoni. Bonacina, un tuo con paesano, insomma, Walter Bonacina che è nato al Villa Valle, Zenoni al Real Calepina, penso sia... Ma anche Cristian è milanese, mi sembra, dovrebbe allenare una Serie D, Cristian Zenoni, se non sbaglio. Non lo so. Verifichiamo subito. Perché ho visto una squadra verso il Milanese, Serie D, se non ero che sia Cristian Zenoni. La situazione in Serie D com'è? Come si stanno comportando le nostre squadre? Voi che seguite il mercato, Baffo, preparati perché c'è la raffica adesso. Ho paura. Abbiamo deciso che sei il nostro Alfredo Pedulla questa sera. Paura. La Virtus è bella squadretta quest'anno. Villa Valle. Ivan ha fatto su una bella squadra. Villa Valle non è male. Cioè, sono belle squadre. Ci sono. Devo aspettare ancora i gironi però, perché poi bisogna vedere che gironi ti mettono e cosa farai. Però ci sono delle belle squadre, poi chi ti capita dentro delle favorite, quello che la Serie D influisce tanto su quello che sarà. Però Virtus Bergamo e Villa Valle, come tutti gli anni Villa Valle mette a posto le anche le la Real Calepina ha fatto molte operazioni. Sì. Brusa, però prematuro fare un Brusa si consolida. Il nostro amico Seghenzi, il Ponte, alla fine fa sempre buoni campionati. Il Ponte si salvicchia, sì, abbastanza, cerca sempre di barcamenarsi. Sì. Sì, poi la D, essendo finita così tardi quest'anno, il mercato è ancora chiaramente in fermento, le rose sono ancora in fase di costruzione, mentre nelle categorie sotto chiaramente tanti sono già pronti. Tanti sono già pronti. E devo dar ragione a quello che diceva Arnaldo Guadagni, perché anche Cristian Zenoni, fratello gemello di Damiano, ha trovato squadra nella Serie D al Club Milano. E quindi, insomma, anche lui ha trovato squadra. Scappa nessuna notizia, ma Carmi, non mi scappa la Serie D. Ma volevi al Corna di Trescore, fine vote. Passa Damiano, l'unico non vedo è Beppe, perché poi passa Stefano Lorenzi, passa Damiano Zenoni, passa Padoin, che è diventato entrato nello staff di Allegri, di Max Allegri, qui alla Juventus, quindi se lo vedete con lui in panchina, anzi l'Atalanta poi lo incontrerà. Ogni tanto devono passare a fare la spesa, perché le mogli li cacciano a fare la spesa. Lorenzi ci incrociamo sempre in macchina. Stamattina l'ho visto. Sì. Hai detto Beppe che deve venire da te il Conad? Chi? L'hai detto? Sì, con l'aspetto, così ci aggiorniamo. Mi aggiornate. Se non andiamo noi a fare la Pino F, viene. Stefano, 30 secondi per le news, le ultimissime del mercato del calcio dilettantistico che possiamo trovare anche su Calcio Bergamasco. Allora sì, le ultime diciamo che riguardano soprattutto le categorie alte, come ho detto si stanno sistemando gli ultimi colpi per sistemare le rose. Nelle categorie sotto non abbiamo parlato di promozione, la Pallanuoghese parte ancora con il favore del pronostico più degli altri anni, è arrivato anche Nodai in porta, anche lì parliamo di squadra che non c'entra nulla con la categoria. Come anche se la Cavarnese.
La Cavani è stata una bella squadra, ha messo Minetti e Buelli, sono sicuramente due innesti importanti, ha tenuto Ingue, sicuramente è una squadra di livello. Il Covo partirà come sempre con ambizione e il Casazza dovrebbe prendere Esposito, il centrale difensivo che era il Busaporto. Ma doveva essere Virtus Casazza? Perché è Sport Casazza? È saltata la fusione? Il comunicato era Virtus Casazza, non so se poi... si è cambiata la denominazione al momento dell'iscrizione, però il comunicato parlava di Virtus Casazza, sì. E queste sono le ultimissime del calcio dilettantistico. Con la Serie D, Elisa, che su una battuta... Certo. Ma le tue battute durano 6 minuti, no, basta. Aspetta tanto sul finale del mercato perché arrivano i giocatori di Lega Pro. Perché la Serie D pesca i liberi di Lega Pro, può pescarli alle ultime giornate e rinforzare squadre. Ma però c'è sempre anche un mercato degli svincolati aperto tutto l'anno. Quindi. Aperto tutto l'anno, che si possono aggregare. Chiudo velocemente con Beppe Biava, voglio sapere che stagione farà l'Atalanta e cosa ti aspetti da questa squadra e soprattutto qual è il giocatore che ti ha colpito di più in questi anni. Poi chiudiamo la trasmissione perché dobbiamo chiudere anche questo ciclo di Botadea. Ma il campionato penso che sia sulla linea degli ultimi anni, penso che lotti, anche se male c'è più squadre che possono lottare per la Champions, ma penso che l'Atalanta, adesso tocchiamoci i vari scongiuri, ma penso che nelle prime quattro arrivi con una certa facilità, quindi ci aspettiamo i campionati sulla falsa riga delle altre annate. Se penso un giocatore che mi ha stupito di più, ce ne sono parecchi, se devo fare proprio un nome, l'anno scorso mi ha stupito Romero. Sapevamo che era bravo, però ha avuto secondo me un'evoluzione, un miglioramento e non a caso il Tottenham ha speso quei soldi per lui. È subito andato su di lui. Elisa, però devi rubargli 10 secondi, perché ha parlato di Atalanta, ma lui è stata una bandiera della Lazio. La Lazio di Sarri, come la vede? È stata una bandiera della Lazio. Per un la dicono Roma di la Lazio, invece facciamo una domanda. A Roma i tuoi conoscenti cosa dicono della Lazio di Sarri? Ma sicuramente la difficoltà maggiore per Sarri sarà cambiare la tipologia di gioco, dopo anni abituati a giocare a tre in maniera diversa, con Sarri si torna a difesa a quattro, si torna un po' a giocare un po' più a zona e meno a mista, a marcatura uomo e mista, come faceva Inzaghi, quindi ci avrà qualche difficoltà in più all'inizio. Però si sa che Sarri ha fatto bene a Napoli, se i giocatori lo sapranno seguire possono veramente fare bene anche loro, anche se la vedo rispetto a Atalanta, Juve, Milan e Inter qualcosina sotto. Sono d'accordo, sì. Mi accodo con quello che dice Beppe perché credo che l'Atalanta comunque sia tra le prime quattro anche in questa stagione, saremo contenti di raccontarvelo anche quest'anno, magari anche con qualche incursione in tempi supplementari se il nostro Ronaldo mi concederà ogni tanto di sarà tuo ora un quarto di trasmissione a discutere e a parlare di Atalanta, un ora e un quarto, magari 10 minuti per parlare dalle 20 alle 10 alle 22:20 due ore e 10. Ma tu Luca la sapevi questa cosa? No, sono scopo tutto stasera, ma abbiamo sempre fatto così, solo quest'anno facciamo fino a 9:30, ma perché sei a capo e fuoco. Esatto. Appuntamento al 12 settembre quindi qui su Antenna 2 canale 88, ma anche live in streaming per seguire l'appuntamento con tempi supplementari per tutta una stagione, speriamo ininterrotta stagione, soprattutto per il calcio dilettantistico. Siamo giunti ai ringraziamenti perché anche questa estate di calcio nero-azzurro atalantino di Serie A passata qui sulla nostra emittente è andata, l'undicesima stagione di Potadia, l'undicesima stagione dove insieme a Luca vi racconto l'Atalanta, un grazie particolare a lui, un grazie al nostro Carlo e al nostro Ricky che si sono intercambiati dietro la telecamera, un grazie infinito al nostro Felix e alla sua pazienza in regia, grazie a tutti i nostri ospiti, partendo dal nostro special guest Beppe Biava, grazie mille. Grazie a voi. E a tutto il gruppo di tempi supplementari, al Nardo, Paolo e Stefano che ritroverete il 12 settembre, vi rimando al sito atalanta.it perché sono usciti i biglietti per l'amichevole di mercoledì alle ore 17:30, per chi vuole tornare allo stadio 10.000 posti disponibili, biglietti da 20 euro a 5 euro, obbligo del Green Pass, però insomma è l'occasione giusta per tornare alla Gavi Stadium, per tornare a riassaporare lo stadio. Grazie per averci seguito, forza Atalanta!